L'Angri festeggia la promozione in Serie D allo stadio Squitieri a porte chiuse a Sarno. La finale di ritorno degli spagnoli nazionali di eccellenza contro il San Marzano. La gara termina 1-1, all'andata era terminata per i grigiorossi 1-0. Alla fine della partita c'è stata grandissima festa per tutta la città di Angri. Una vittoria importante, sognata, voluta con i denti e meritata. La partita è iniziata su ritmi bassi, il caldo e la tensione hanno bloccato le due squadre in avvio. L'Angri gestisce con tranquillità all'inizio e tranquilla anche mentalmente, mentre il San Marzano è troppo frenetico nella costruzione del gioco e non riesce ad attaccare. Alla prima vera chance della gara arriva il gol dell'Angri. Progressione di Paolo, assist per Del Sorbo che insacca alle spalle di Palladino. Grigiorossi in vantaggio e già si comincia a profilare la Serie D. Il San Marzano è stordito, non riesce tanto a replicare, c'è qualche iniziativa prima che si chiuda il primo tempo e al 64esimo minuto nel corso della ripresa arriva il pareggio, cross dalla lunga distanza di Caso che trova impreparata la difesa grigiorossa, ne approfitta Meloni che insacca in aria e supera il portiere. I Blaugrana ci credono e poco più tardi riescono a tingere d'assedio la retroguardia avversaria che regge tantissimo anche con il soffio di una città Angri, lontana ma vicina, dentro il campo si avvertiva all'interno dello stadio di San Marzano la forza trainante del tifo grigio-rosso, davvero qualcosa di straordinario, qualcosa da Serie C, altro che Serie D. Nel finale appunto il forcing marzanese non produce altre occasioni, 7 minuti di recupero, poi Angri in Serie D. Iniziano i festeggiamenti in città, soprattutto davanti ai bar dove erano stati collocati i monitor per vedere la partita. Una grande affermazione dell'Angri, una finale playoff tutta del girone C, e questo va anche a significare che il girone C dell'eccellenza campana era fatto davvero da squadre importantissime che avrebbero potuto dunque avere a maggiori fortuna tutte e quattro. Insomma, una grande vittoria dell'Angri, meritatissima, e soprattutto una vittoria che rilancia le prospettive di una città che finalmente ritrova il calcio che conta. Siamo con Carmine Turco, tecnico dell'Angri. Dopo 7 minuti interminabili, soprattutto una lunga annata, l'Angri ha raggiunto il suo obiettivo, quello della quarta serie. E possiamo dire un traguardo più che meritato per il percorso fatto sia durante la stagione regolare ma soprattutto il percorso post season. No, ma sì, ma hanno fatto questi ragazzi, questa squadra, questa società, veramente hanno fatto cose incredibili, sono stati perfetti tutto l'anno. Abbiamo avuto una grande sinergia tra pubblico che ci è stato vicino dal primo giorno fino all'ultimo, fino a oggi che ci hanno accompagnato all'uscita dell'autostrada. Veramente è stata una cavalcata incredibile che questa squadra meritava ampiamente. Ha vinto un campionato essendo la squadra con più punti fatti in tutti e tre i gironi, la miglior difesa, il miglior attacco, e poi ha battuto una signora squadra come il San Marzano, che è una squadra che in questa categoria veramente è una squadra ingiocabile. Nonostante tutti questi ragazzi hanno dato sfoggio delle loro qualità sia fisiche, mentali che tecniche, e hanno battuto delle grandi squadre. Io non dimentico Scafatese, non dimentico Agropoli, ma sicuramente il San Marzano era una squadra difficile da battere. Noi ci siamo riusciti, loro ci sono riusciti, e questo veramente è stato, io ho detto sempre, non facciamoci rubare questo sogno, perché questo era il sogno che è partito il primo agosto, l'abbiamo coccolato fino alla fine, ci siamo riusciti, veramente va dato grande merito a società e questo gruppo di quasi ragazzi. Quasi un mese fa la grande amarezza a Pozzuoli, a distanza di un mese, come hai lavorato dopo quella grande amarezza? Ma guarda, non c'era tanto da lavorare, perché la squadra ha sempre avuto piena fiducia in se stesso, soltanto la lotteria dei calci di rigore
ci ha penalizzato. Questa era veramente una maledizione, perché sia Palmese sia Puteolana ci hanno battuto essendo sempre noi in vantaggio. Veramente a Pozzuoli è veramente successo l'incredibile, però non ci interessa nulla. Oggi vogliamo festeggiare perché, ripeto, abbiamo battuto una signora squadra, una squadra che era fortissima, e l'Angri si è dimostrata ancora più forte di loro, e questo va dato merito soprattutto a società e squadra, che hanno fatto cose incredibili. Avete fatto una grandissima partita, se possiamo analizzarla. La prima occasione vera e propria del San Marzano era arrivata dopo 30 minuti di gioco, e poi c'è stata una grandissima parata sul finire del primo tempo di Sorrentino. Il vantaggio vostro è arrivato sempre intorno al 20esimo, come è stata all'andata, sempre sull'asse di Paola del Sorbo. E poi secondo tempo loro, dopo il gol di Meloni, hanno cercato di buttare quanti più palloni avanti, però la forza e il cuore dell'Angri ha prevalso. Assolutamente, noi sentivamo di dover vincere questo campionato, perché ce lo meritavamo tutti, abbiamo fatto grandissimi sacrifici. Noi abbiamo avuto sempre la consapevolezza in quest'ultimo periodo di aver avuto più, non lo so, questione di gruppo, questione di voglia, questione di un pubblico che veramente di categoria superiore. Lasciare questo pubblico in eccellenza, questa società in eccellenza, sarebbe stato veramente una tragedia sportiva. Quindi ripeto, va dato merito a questo gruppo fantastico di aver raggiunto un obiettivo straordinario. L'ultima cosa, adesso c'è solo da festeggiare col pubblico, e purtroppo è stata l'unica nota dolente di questo evento. Non ho capito, scusa. Ho detto, adesso resta solo da festeggiare una grande serata col pubblico del Cavallino Grigio Rosso, che diciamo è stata l'unica nota dolente, l'assenza del pubblico oggi. È l'unica cosa che veramente ci è dispiaciuta, quella di non aver potuto festeggiare davanti al nostro pubblico. Noi ci tenevamo tanto, però... Sarà una grande notte, diciamo. Speriamo che possiamo continuare a festeggiare in piena tranquillità, perché ce lo meritiamo. Okay. Siamo con il presentissimo Armando Lanzione dell'Angri. Data storica oggi, 19 giugno. Finalmente gli sforzi, le tante situazioni, lo stress, possiamo anche dirlo, sì. L'immagine è stata tantissimo, sono stati ripagati da questo grandissimo gruppo. Sì, un gruppo eccezionale che ha vinto meritatamente sia il campionato e che questi playoff nazionali. Io non smetterò mai di ringraziare questa squadra. Oggi mi pare che è il 26esimo risultato utile consecutivo, 20 vittorie, 6 pareggi. Abbiamo meritato anche con il San Marzano, da tutti definito una super corazzata. Onore delle armi al San Marzano, una squadra importante, e dispiace che non possa, insomma, andare. Speriamo che riesca ad andare in Serie D per altra via. Però bisogna anche dire che l'Angri non ha rubato nulla a nessuno, ha meritato sul campo e anche nella lotteria di questo strano format del triangolare. Siamo stati sempre avanti, anche con la... Non me ne vogliono gli amici di Pozzuoli e di Palma Campania, sono tutti amici, veramente. Però siamo stati sempre avanti noi, è la lotteria dei rigori che ci ha condannato, ma non ci siamo sentiti mai battuti da nessuno. È un gruppo eccezionale. Ringraziamenti a tutta la società, a partire da Ferdinando Elefante, a partire dal vicepresidente Montolo, l'AD Elefante per l'appunto, i vari dirigenti, Vincenzo Menardi, Rosario D'Aunno, Massimo Pentangelo, i tanti che si sono adoperati, lo staff tecnico e dirigenziale, Remo Luzzi, il segretario, e c'è persona eccezionale, Antonio, e ancora fino ad arrivare a Magazzinieri, tutti hanno giocato un ruolo. Il grandissimo pubblico, un commento ci vuole, purtroppo l'assenza di oggi. Dispiace veramente, non oso immaginare cosa sta accadendo ad Angri. Noi abbiamo un pubblico calorosissimo, senza dubbio più numeroso della categoria. L'Angri avrebbe meritato una cornice di pubblico oggi, ma dico, questa partita avrebbe meritato una cornice di pubblico. Noi ci siamo adoperati in settimana per riuscire a farla giocare davanti al pubblico, non ci siamo riusciti, però veramente, veramente credo che vada solo tributato un applauso a questa squadra per un ritorno a questa società, per un ritorno storico nella Serie D, nella Serie A dei dilettanti, dico io. E adesso ci sarà da lavorare, perché siamo al 19 giugno, sarà da programmare. Adesso però è il momento del festeggiamento, non vedo l'ora di rientrare ad Angri. È stata anche una partita che è stata giocata e interpretata bene da parte dell'Angri, perché si è registrata la prima situazione, diciamo, interessante del San Marzano dopo mezz'ora di gioco. Avete trovato subito il vantaggio, diciamo, intorno al 20esimo, come all'andata, prima del break. Sì, abbiamo sfruttato l'occasione giusta anche al ritorno. Sempre l'asse di Paola del Sorbo. Io non ho mai avuto dubbi.
so il potenziale di questa squadra, so anche la caratteristica a volte un po' sornione, una squadra che gestisce i tempi di gioco, quando decide di addormentare la partita la addormenta. Il primo tempo è stato più giocato, il secondo tempo forse la partita è rimasta più bloccata perché il gol di vantaggio ci ha messo nelle condizioni di calcolare, è la verità. Però vedevo che la squadra era in palla, poteva fare anche il secondo gol, alla fine abbiamo subito un gran gol di Meloni e un 1-1, però penso che il risultato non sia stato mai in discussione, per la verità. I festeggiamenti sono durati per tutta la notte, è stata una grandissima soddisfazione soprattutto per i dirigenti, per il tecnico, per i giocatori, i quali hanno costruito questa escalation durata 10 mesi, ma che ha dato alla città di Angri una soddisfazione davvero molto molto bella.